Bentornati amici di Telegolfo dalla tensa struttura del Palaborelli. Siamo pronti per assistere alla settima giornata del campionato di Serie C1 Girone B. Davide Guzzardi in telecronaca, Nicola Dell'Anno alle riprese per raccontarvi la partita tra i padroni di casa del Minturno e gli ospiti della Vis Fondi. Quattro posizioni di differenza tra le due squadre, quarto in classifica il Minturno a caccia delle prime per restare in scia alle prime del campionato, il Vis Fondi ottava a 8 punti, percorso netto possiamo dire, pari, quasi simmetrico, 2 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte contro le 5 vittorie e una sola sconfitta per i padroni di casa che oggi giocano in maglia verde contro i rossi del Fondi. Andiamo a leggervi rapidamente le formazioni prima dell'inizio della partita. Il Minturno porta oggi in campo Torre, Simora, Victor, Treglia, Diego da Silva, Alex Robles, Augusto Vanderlei, anche l'allenatore della squadra, Adriano Teixeira, Petronzio, Cardillo, Panata, Thomas, da Silva, Vieira, Murillo, Ruiz Garcia e Mario Corrente. Per quanto riguarda invece il Fondi, che va a schierarsi sulla sinistra dei vostri teleschermi, Russo, Napolitano, Caisaito, Triolo, Agnadiche, Candido, D'Alterio, Vaticone, Pannozzo, Imparato e Fimiani agli ordini di mister Domenico Collu. Si caricano i ragazzi di Collu proprio all'angolo ad estrema sinistra del campo, nel lato più lontano del vostro teleschermo e della nostra postazione di commento. Fa lo stesso il Minturno, che gioca oggi dopo la vittoria ottenuta contro il Terracina nell'ultimo turno, 5-2 in casa del Real Terracina, la doppietta di Diego da Silva a Verona e gol di Marco Panata, Adriano Teixeira e immancabile Augusto Vanderlei. Il Vis Fondi invece arriva da una sconfitta anche pesante sul campo della Vigor per Conti, 6-2 risultato finale, assegno da Silva e Agnadiche. Fondi quindi a caccia di punti per rimpolpare un pochino e migliorare la propria classifica e Minturno, come abbiamo detto, per restare in scia delle prime posizioni. Il pallone è schierato al centro del campo, Panata Thomas, lo vedete di spalle, chiaramente leggibile il nome, il numero di maglia, il 17 per gli amanti della scaramanzia. Si aspetta il fischio d'inizio del direttore di gara. Due capitani sono Renato Petronzio per il Minturno e Massimiliano Triolo per la Vis Fondi. Tende gli ultimi ricami a che possa avere inizio la partita, da cui Vanderlei che deve indossare la pettorina bianca per evitare confusione. Ancora qualche minuto e fa ritardare ancora di più l'inizio della partita, siamo già a circa 10 minuti in ritardo sulla tabella di marcia e si comincia, il primo possesso è per i padroni di casa. Adriano appoggia subito per Vanderlei che tira, il pallone si impenna dopo una deviazione. Vanderlei che è entrato come quinto giocatore di movimento subito, è tornato poi tra i pali Victor Iborra. Da Silva fermato mentre tentava di avanzare sulla sinistra, si appoggia indietro per Adriano. Da Silva si impiccia un po' con il pallone prima di scaricare di nuovo per Adriano. Attenzione perché Adriano può tirare praticamente da qualunque posizione. Il pallone esce però prima che possa scaricarlo in mezzo. Possesso per il Fondi. Triolo, ancora il capitano della Vis, può avanzare, tenta questa imbucata di punta, l'opposizione di Murillo, avanza anche Napolitano, non ci sono più uomini all'indietro, proprio Napolitano servito di nuovo per il capitano che alla fine deve tornare addirittura verso il portiere Russo che la spara via per evitare guai. Adriano per Murillo che avanza lentamente,
molto lontani tra loro i giocatori del 21 che perde palla. L'interdizione di Agnadike, che è anche tra i migliori marcatori, se non il miglior marcatore della squadra fondana. La palla in mezzo per Murillo che prova col mancino. Un po' strozzato. Finisce lontano dalla porta difesa da Marco Russo. Lo scambio tra Napolitano e il proprio capitano Triolo, che però qui rischia di perdere il pallone sulla pressione di Panatta Thomas. Alla fine il Minturno conquista una rimessa. Da Silva per Adriano. Ancora da Silva. La palla dentro a cercare Panatta Thomas. Può ripartire proprio il Fondi. Triolo, il dribbling su Adriano, lascia lì indietro per Napolitano. Triolo pesca bene con uno scavetto Napolitano, esce il portiere del Minturno a levare ossigeno al giocatore avversario, la palla finisce oltre la linea. Adriano allarga per Da Silva, prova a metterla in mezzo, di nuovo prova il tocco, Agnadike recupera palla, poi Adriano in qualche modo resta in possesso del Minturno. Da Silva cambia tutto per Murillo, bene il controllo a cercare di liberarsi per il tiro, non ci riesce, scarica indietro per Adriano, a questa velocità la mandava del Minturno, alla fine Panatta Thomas con il destro alto. Può avanzare il Fondi, al momento trova tutti gli spazi occupati, prova un tocco d'alterio sul lancio di Triolo, nulla da fare. Panatta Thomas, c'è Murillo, si fa vedere Adriano, solito movimento a retrocedere di Murillo. Da Silva, Adriano, Agnadike su di lui, si va di nuovo da Murillo. Panatta Thomas cerca l'angolo per il tiro e lascia partire il destro, buona la deviazione di Russo, la prima vera occasione. Quando mancano 17 minuti e 4 secondi. E arriva il gol all'improvviso del Minturno che sblocca il risultato con Murillo, il destro da fuori impreciso, l'intervento di Marco Russo e il Minturno passa in vantaggio. 1-0. 16:52 sul cronometro, il tiro di Murillo. Del Fondi che prova a reagire ma perde il pallone. Adriano, bello il cucchiaio per Murillo che prova con le finte, prova a fare tutto da solo, in scivolata ad Alterio, l'ultimo a toccare è stato proprio il giocatore della Vis che confessa dopo l'errore dell'arbitro che aveva segnato la rimessa proprio al Fondi. Adriano per Da Silva, la pressione di Agnadike, Panatta Thomas, ancora per Adriano, scambio Da Silva e Murillo, una finta di troppo, ci mette il piede d'Alterio, palla fuori. Adriano con la bomba di mancino, la respinta del Fondi e c'è un gol fantastico della Vis Fondi. Azione in contropiede in velocità, il capitano Triolo mette il pallone in mezzo in spaccata, Emmanuel Ciucu Agnadike che segna il gol del pareggio. Bella partita fino a questo momento, molto scoperte le due squadre.
Alla ricerca del gol, 15:55 sul cronometro. Siamo 1-1 con Adi che qui recupera un altro pallone. Adi che l'uomo sicuramente più pericoloso per il Minturno e dovrà fare massima attenzione sull'ex giocatore del Cisterna. Triolo. Fondi, tra altre cose, una delle squadre che segna di più, ovvero tanti gol in queste prime giornate di campionato. Due gol fatti fino a questo momento dalla squadra che oggi tenterà di far segnare il numero 2 tra le sconfitte del Minturno. Silva, il tiro smorzato, non riesce a tenerla dentro Russo. Angolo. Pallone fuori per il Adriano che tenta la botta, respinta, il pallone rimbalza, rischiava di diventare buono per Da Silva. Spazzato fuori in rimessa. Adriano per Ruiz Garcia che nel frattempo è entrato al posto di Murillo. Da Silva di destro, la respinta di Triolo è ancora rimessa per il Minturno. Da Silva, Triolo davanti a lui, Da Silva si coordina con il destro, su diagonale trova l'opposizione di Pasquale D'Alterio. Adriano, Garcia, Da Silva, un velo, non sappiamo quanto volontario, non riesce ad arrivarci Adriano, pallone che si perde oltre la linea laterale. A sedersi Panata Thomas, entra sul campo Giovanni Cardillo. Troppo profondo il suggerimento di D'Alterio per Agnadiche, finisce oltre la linea del campo, il Minturno può tornare ad attaccare. Adriano, il tocco all'esterno per Garcia. Cardillo poi non riesce a giocarla per i compagni. Triolo, D'Alterio, scambio con Candido, il pallone diventa quasi buono per Nadica dopo una deviazione. Torna in possesso il Minturno. Da Silva si butta dentro Cardillo, Da Silva non trova spazi per servire il compagno, alla fine subisce il contatto di Triolo. Fallo di Massimiliano Triolo. È entrato intanto Vanderlei al posto di Adriano Teixeira e sarà proprio lui ad andare a battere questo calcio di punizione. In corsa lunghissima va il tiro alla parata di Russo. Agnadike intanto ottima l'uscita di Victor Ivorra Torres. Sono andati 7 minuti dall'inizio della gara. Triolo con il mancino largo. Da Silva.
Cambio con Vanderlei che adesso è in possesso del pallone, davanti a lui Enea Diche, Vanderlei la tocca per Ruiz Garcia. Ancora Vanderlei, Cardillo che va di punta quasi di esterno. Con Sibila alla sinistra del palo della porta, difesa da Marco Russo. Ancora 1-1, 12 minuti e 35 secondi da giocare per prima della fine del primo tempo. Il pallone esce intanto controllato da D'Alterio, rimessa è per gli uomini in maglia verde. Ancora Cardillo che ci prova direttamente sul corpo di Russo. Palla fuori per Vanderlei, il controllo di Vanderlei. Attenzione che da quella posizione ha fatto spesso malissimo Vanderlei. Stavolta il pallone esce alto sopra la traversa. Indicazioni ai compagni Vanderlei. Enea Diche direttamente sul numero 9. Indietro per Da Silva. Cardillo. Vanderlei davanti a lui Garcia che va di punta. Difende bene la porta Russo. Praticamente sul palo. E arriva il gol, il mancino di Da Silva non perdona e batte sul secondo palo Marco Russo. E quando mancano 11 minuti e 48 secondi alla fine del primo tempo, il Mituno torna avanti 2-1. Azione direttamente da calcio, da palla inattiva, calcio d'angolo su. Battuto su Da Silva che non ci pensa due volte, controlla e tira col mancino raso terra. Due a uno per i padroni di casa che tornano in vantaggio. Garcia, buono il tocco dentro per Cardillo, appena appena la lungo. Da Silva quasi ruba il pallone che va al Minturno perché il Foddi la spazza via. Vanderlei, Da Silva, Garcia, Vanderlei, ancora per Da Silva, dentro c'è Garcia e guadagna un altro calcio d'angolo. Vanderlei, il gioco di Vanderlei che poi lascia andare il destro e finisce alto, ubriaca di finte Davide Vaticone. Allenatore e giocatore del Minturno Augusto Vanderlei che si è girato verso i suoi allargando le braccia. Vaticone vuol dire che devo fare. La classe del numero 9 in maglia verde Russo con le mani, malissimo però. Tentativo di servire Enea Candido, palla che finisce fuori. Garcia direttamente dai Victor. Garcia, Vanderlei, Da Silva, imposta dal basso del Minturno, sotto pressione però arriva il recupero palla e il tiro di Vaticone, la parata di Torres. Garcia, Vanderlei, il tocco di prima di Da Silva per Garcia, non riesce a uscire in questa fase della propria metà campo, ci riesce adesso con un gran suggerimento di Vanderlei per Luis Garcia, il tiro deviato sarà ancora angolo per i padroni di casa. Con 7 secondi di gioco effettivo avremo superato la metà di questo primo tempo. 2-1 il punteggio. Si alza di nuovo dalla panchina Enea Diche.
Prossimo quindi il suo rientro in campo, Vanderlei, grande giocata, ancora il dribbling di Vanderlei, il tiro, la parata di Russo. Ma che giocate di Vanderlei, sottolineati dai U del pubblico. Oltre alla classe c'è anche fisico che gli permette di fare a spallate e di avere la meglio anche nei contrasti più sporchi. Di testa di Candido sullo scavetto di Triolo, subisce il contatto il numero 11 Fondano. Palla praticamente nel cerchio di centrocampo. Con Triolo, bello il tocco, quasi di tacco. Da alti o Triolo, la deviazione provvidenziale della difesa minturnese a mettere il pallone in rimessa. C'erano due giocatori del Fondi sul secondo palo pronti a raccogliere questo suggerimento. Palla dentro, attenzione, occasionissima per il Fondi, totalmente dimenticato Carmine Napolitano. È rientrato Adriano. La palla di Napolitano si è andata a infrangere contro il palo. Che deve uscire Russo. Stato vicinissimo il Fondi al pareggio. Abbiamo superato la metà del primo tempo. Stop di Vaticone, serve Triolo che da solo davanti a Torres sbaglia. Attenzione al Fondi che non solo non molla, ma qui ha rischiato due volte di trovare il pareggio. Deve fare molta più attenzione alla squadra di casa. Adriano. Vanderlei, Ania Diche allunga le sue leve e va a perdersi il pallone, lascia andare il mancino e ancora il Fondi vicino al pareggio. Insiste la squadra ospite in questo finale di primo tempo. Vanderlei per Cardillo, tentenna un po', poi serve Adriano. Tutti e quattro dietro i giocatori del Minturno. Adriano serve adesso Cardillo, gliela sporca Candido che la mette in fallo laterale. Vanderlei su Ania Diche, trova benissimo Adriano, c'è il portiere in uscita, Adriano non riesce a far nulla se non conquistare una rimessa con le mani. Grandissimo il lancio di Vanderlei che adesso ci prova da fuori, palla che non finisce lontana dall'incrocio dei pali. C'è voluta un'altra invenzione del numero 9 per uscire dalla pressione del Fondi. ...7.46 da giocare. Ania Diche non trova il pallone, forse contrastato in maniera fallosa proprio da Vanderlei, che anticipa il passaggio per evitare il pressing ancora di Ania Diche. Adriano, Vanderlei, Adriano, Murilo. Cardillo cerca di superare D'Alterio, non ci riesce. Beh, su Vaticone, scusate, non ci riesce. Qui Adriano supera l'avversario che poi lo tocca in scivolata. Fallo di Candido. Punizione da posizione molto interessante per il Minturno. Siamo molto decentrati, quasi sulla linea del fallo laterale di destra. Andrà a sedere Cardillo, è entrato con il numero 4 Giovanni Treglia. Vanderlei, Murillo, Adriano e Treglia in campo per il Minturno.
prova a guadagnare qualche centimetro, dato un po' di centralità Van der Ley. Siparietto con l'arbitro per posizionare il pallone e prendere la rincorsa. In due in barriera sono Candido e Vaticone. Consulto tra Adriano e Van der Ley. Doppia soluzione per il primo turno. Adriano scatta, fa togliere uno in barriera. Prova a sfruttare proprio questo. Van der Ley non ci riesce. Deviazione di Vaticone. Angolo per i padroni di casa. Van der Ley, palo. Pareggia il conto dei legni Minturno. Napolitano rischia di perdere il pallone sul pressing di Adriano. Van der Ley molto esterno a cercare Murilo. Troppo vicino alla linea di fondo, non riesce a trovare la porta. Attenzione però che qui il fondi quasi si rovina da solo. E arriva il gol di Murilo su un'invenzione ancora una volta del numero 9, l'immenso Van der Ley, che gioca sul pallone recuperato proprio da Murilo, riesce a servire con un pallonetto il suo compagno davanti alla porta sguarnita. Murilo a contrasto finisce anche a terra, ma l'importante è che tocca il pallone che finisce in porta e che Minturno si trova avanti 3-1 con 6 minuti e mezzo ancora da giocare nel primo tempo. La doppietta di Murilo. Napolitano trova Nadike, cerca di girarsi, tiro, sbatte su Murilo. Napolitano. Il Vaticone. Re Candido e ancora Napolitano cerca Nadike, pallone ribattuto, sale in pressione il Minturno. Candido a Nadike, cerca spazio per il tiro, lascia ancora a Candido, servito Vaticone. Nadike contrastato bene da Treglia, il pallone però viene respinto direttamente su Napolitano. Nadike all'indietro, ma non ha gancia Vaticone, recupero, palla però di Napolitano, ancora si va su Vaticone. Candido al tiro, respinto da Murilo e calcio d'angolo per il Minturno. Rientra in campo Massimiliano Triolo. Nadike direttamente sul portiere, poi Murilo spazza male, era già uscita, quindi angolo fuori per Triolo che ci prova al volo, poi Adriano che la spazza via. Può salire in pressione il Minturno, il portiere prova direttamente da Nadike, la tiene e fa salire la squadra. Napolitano indietro per Triolo, allarga ancora per Nadike, viene toccato da Murilo, fallo del numero 19 del Minturno, sale a 4 falli la squadra di casa, mentre esce Vaticone ed entra D'Alterio, pallone recuperato dal portiere. Treglia in mezzo a due, subisce un tocco, va in scivolata Nadike, c'era stato fallo però in precedenza. Non molto d'accordo Triolo, ma il fallo c'è. Fallo di Napolitano, se non ho visto male. Terzo fallo per il Fondi, ancora Adriano e Van der Ley sul pallone. Probabilmente si ripeterà lo stesso schema di prima, Nadike che va a posizionarsi proprio sulla propria sinistra. Ma già si stacca Napolitano per andare da Adriano, un solo uomo in barriera, Van der Ley la tocca ma non riesce a giocarla Panatta Tomas, costretto poi a deviare il pallone in fallo laterale.
Triolo tocca il pallone solo dopo che il pallone è uscito. Meno di 4 minuti e mezzo alla fine del primo tempo, il Binturno è avanti 3-1. La doppietta di Muriro e il gol di Da Silva, il pareggio solo momentaneo sull'1-1 di Agnediche. Pallone profondo, la lancia bene il numero 17 verde Panata Tomas. Il tiro viene deviato, sarà calcio d'angolo affidato ai piedi di Giovanni Ruben Treglia. Va dentro, scivola Vanderlei, il pallone diventa buono però il Panata Tomas che lo controlla male, alla fine deve tirare Treglia, non c'è deviazione, va sul fondo e rimessa per il Fondi. Anadiche, palla in profondità, cercare ancora il numero 9, troppo in profondità, oltre la linea di fondo. Vanderlei, tocco per Panata Tomas, il pallone era uscito però. C'è stata deviazione, il pallone ancora per il Binturno, rientra con il numero 6 Diego Da Silva. Ma se essi anche Tomas per lasciare il posto a Ruiz Garcia. C'era fallo, no? Rimessa quindi per il Binturno, va Vanderlei, tocco per Adriano, il velo a cercare Ruiz Garcia, non aveva capito il numero 20. Intanto time out, e noi ci concediamo un piccolo break, ci vediamo tra pochissimo per questo finale di primo tempo. E siamo tornati in presa diretta, 3.35 da giocare prima della fine del primo tempo, il Binturno è avanti 3-1 con la doppietta di Murillo e il gol di Da Silva nel mezzo dopo il pareggio momentaneo di Agnediche. Si può riprendere a giocare il possesso per il Fondi, subito pressato dalla Binturno. Da Silva costringe il proprio avversario a spazzare via il pallone. Panata Tomas si mette nei piedi di Adriano, tocco troppo forte però per Da Silva che stava convergendo verso il centro. Cioè viene ammonito, penso a Agnediche, che ha disturbato il gioco dalla panchina. Vediamo se adesso può riprendere il gioco. Da Silva pronto a battere. Aspettare 5 metri di distanza. Da Silva va indietro per da Vanderlei. Adriano. Vanderlei. Murillo. Da Silva. Ruotano i giocatori del Binturno in mezzo al campo. Adriano. Guarda a destra da Murillo e prova a saltare Triolo. Il contrasto duro ma regolare. Triolo poi non riesce il dribbling, c'è il blocco di Da Silva. Adriano, bene per Murillo, il pallone però è troppo profondo, troppo esterno. Entra Agnediche a fare il quinto di movimento. Recupera il pallone proprio lui. Attenzione, Murillo recupera palla, la porta è vuota, ci va adesso dentro il numero 9 del Fondi, Vanderlei. Adriano,
deve difendere la propria porta il Fondi. Adriano, Murillo, Vanderlei, da Silva, ancora Adriano, la palla all'indietro per da Silva, fa il movimento Vanderlei, cerca spazio per il tiro, stoppato letteralmente dalla scivolata di Pasquale D'Alterio. Rientra intanto Russo in campo. Qui da Silva allarga il gioco a sinistra dove non c'è nessuno. Potrà andare a battere Pasquale D'Alterio. Profondo qui a cercare Triolo, troppo profondo, non trova il proprio capitano Pasquale D'Alterio. Può riprendere a giocare il Menturno. Vanderlei, si fa vedere da Silva, si è allargato Murillo e Vanderlei va proprio dal suo numero 19, predica calma l'allenatore del Menturno. Da Silva, la pressione di Candido, riesce da Silva per assolvere benissimo Vanderlei, il dribbling di Vanderlei, il tiro che finisce alto. Vedo lo spunto di Vanderlei. Ancora la palla per Adriano e qui la alza troppo. Vanderlei testa quella di intercettare il pallone, Adriano prova a scappare, lo ferma Enea Candido. C'è ancora un time out chiamato dal Minturno, un minuto allo scadere del primo tempo, ancora una piccola pausa per noi, ci vediamo tra poco per a questo punto la conclusione sul serio del primo tempo. Eccoci qui di nuovo in presa diretta dalla terza struttura del Pala Borrelli, il Minturno avanti 3-1 per quest'ultimo minuto del primo tempo. Servito, meglio tentato di servire Adriano Vanderlei, si è allungato Agna Diche, 57 secondi. Vanderlei per da Silva, tocco per Adriano. Attenzione perché è rimasto a terra un giocatore del Vis Fondi, si tratta di Pasquale D'Alterio. Ennesima interruzione di un lunghissimo primo tempo. È preso un colpo al volto il numero 17 della Vis Fondi che si rialza. Per fortuna niente di grave. Adesso si spiega con l'arbitro. Triolo che restituisce il pallone al Minturno, Vanderlei avanza Alex Robles che a un certo punto non trova più campo perché è finito. Ora il Fondi va, questi ultimi 35 secondi di gara, non trova compagni però Enea Candido che qui si oppone al tentativo di lancio di Da Silva. Il lancio lungo del portiere minturnese a cercare Murillo, di testa Triolo, Russo, Agna Diche, davanti a lui Murillo, Agna Diche va all'indietro da D'Alterio, Triolo, D'Alterio, Candido, all'indietro per Triolo, allarga a destra ancora per Candido che prova il tocco di prima a cercare Agna Diche, deviazione, palla per il Fondi. Scivola Candido per battere indietro Triolo, intercetto di Murillo, così lamentano i giocatori del Fondi, ma finisce il primo tempo, Minturno avanti 3-1 allo scadere dei primi 20 minuti di gioco. Noi ci sentiamo per il secondo tempo.
Eccoci qua, ben ritrovati dal Palaborelli, la terza struttura del Palaborelli per il secondo tempo di Minturno vis Fondi. Il Minturno ha chiuso in avanti il primo tempo per 3-1, la doppietta di Murillo e il gol di Vanderlei, il momentaneo pareggio dell'1-1 di Anadike. Appena cominciato il secondo tempo, Bruno deve difendere questo vantaggio che sarebbe importante per continuare una marcia che fino adesso ha visto vincere 5 volte su 6, 5 vittorie e una sconfitta in questo avvio di campionato. 2 vittorie, 2 sconfitte, 2 pareggi fino ad ora invece per la Vis Fondi. Proprio la squadra ospite che sta per andare a battere un calcio d'angolo con il quale ottiene però una rimessa. Ancora palla inattiva, palla messa fuori, attenzione a Vanderlei, può partire, c'è Murillo a sinistra che si è involato, recupera palla però Triolo e si allunga sulla destra, subisce un contatto, mette il pallone in mezzo ed è un gol fantastico di Massimiliano Triolo, il capitano della Vis Fondi che è scappato via sulla destra, si è involato praticamente in corsa con Murillo. E con il portiere Petronzio in uscita ha fatto un pallonetto, la posizione angolatissima. Sono passati 40 secondi dall'inizio del secondo tempo e il Fondi ha accorciato le distanze con il capitano Triolo. Da Silva, Treglia, indietro per Vanderlei, tocco per Da Silva, Murillo, si fa vedere Treglia che fa movimento, si allarga a destra, va indietro però da Vanderlei, Da Silva, il tocco adesso per Treglia, completamente sbagliato. Triolo di tacco molto bene per D'Alterio che contrasta due uomini, supera un terzo, poi si lascia sostanzialmente cadere. Ammonito D'Alterio. Per simulazione. Clamorosa simulazione, caso in cui fosse vera, dobbiamo fidarci del giudizio degli arbitri. D'Alterio si è andato in dribbling con successo. Viene ammonito anche Murillo, autore di una carica su Napolitano. L'arbitro ha fischiato fallo, Murillo è scoppiato in una sonora risata. Battere Triolo. Largo per il portiere, attenzione perché qui Vanderlei va a rubare il pallone e va a depositarlo in rete. Subito la risposta del Minturno, un erroraccio clamoroso della Vis Fondi, infuriato capitano Triolo, infuriato Collu. La cosa importante per la squadra di casa è che Augusto Vanderlei, tanto per gradire, ha messo dentro il gol del 4-2. Risposta immediata della squadra di casa dopo il gol di Triolo, che adesso gestisce il pallone. Passaggio per Anadike che gli restituisce il pallone di testa, ancora Triolo che si allarga, il tiro respinto da Treglia, angolo.
Attenzione che può ripartire qui il 21 dopo gli sviluppi di questo calcio d'angolo da Silva, braccato in mezzo a due, tenta il tunnel che riesce a metà sulle diche. Triolo, Anadike si fa vedere, supera Van der Leyen, Anadike, la palla per Triolo e il gol del 4-3. Ma attenzione perché è rimasto a terra Anadike, ha subito un colpo da Treglia. Bella l'azione del capitano Triolo che ha servito Anadike, ha superato Van der Leyen, ha aspettato l'uscita del portiere, ha rimesso il pallone in mezzo prendendo un colpo da Treglia. Porta vuota, Triolo mette dentro il gol del 4-3, partita fantastica dal punto di vista dell'andirivieni di emozioni da una parte e dall'altra. Ancora Triolo, segna la doppietta, attenzione, qui nel frattempo è entrato per il Fondi Kai Saito, giocatore giapponese da sostituire Anadike. Triolo per Napolitano, la palla per D'Alterio, prova la conclusione Murato, ancora D'Alterio che subisce il fallo di Da Silva. Male D'Alterio, adesso parla con l'arbitro che la titola lo aiuta a rimettersi in piedi. Stavolta il colpo c'è stato. Tanto entra Adriano al posto di Treglia, Triolo pronto a battere un calcio di punizione. Si aspetta molto interessante, la posizione è buona per la conclusione, la rincorsa è lunghissima di Triolo. Adriano e Da Silva in barriera, Murillo va a mettersi sul palo, Petronzio coprire il secondo e il centro della porta, va Triolo con il destro Petronzio. Terio qui ci prova a lanciare proprio Triolo, poi controlla la rimessa, subito il contraccolpo il Minturno, Van der Leyen ci prova, Napolitano la respinta da Terio, la Veronica, poi va al tiro e il gol del pareggio del Fondi, un'azione fantastica del numero 17 ospite che si è andato con una Veronica in dribbling su Adriano ed è andato a mettere il pallone alle spalle di Petronzio. 16:37 sul cronometro, il Fondi agguanta il pareggio, la rimonta della squadra ospite 4-4. E poi arriva il gol all'improvviso di Van der Leyen, si riporta avanti il Minturno subito dopo un battito di ciglia, dopo Van der Leyen si prende la squadra sulle spalle e va a segnare il gol del nuovo vantaggio. Sì, non c'è letteralmente pausa in questa partita. Questo calcio batte di nuovo per l'ennesima volta, si batte in avanti, dice l'arbitro, il regolamento. Triolo va a mettere in mezzo Van der Leyen, lo mura Murillo, Adriano per Da Silva, Adriano non trova spazio, Murillo a contrasto si aggancia con Triolo, Adriano dietro in scivolata, Van der Leyen, Van der Leyen, Van der Leyen, il tiro deviato da D'Alterio, calcio d'angolo.
va fuori per Adriano che prova il volo, viene schiacciata poco angolo, finisce fuori. Rientra Gnadike al posto di Napolitano. Va bene, Gnadike prende palla, Adriano gliela tocca, D'Alterio però lascia il possesso al Fondi, rubata palla a Saito, ancora per il Fondi che in qualche modo riesce a gestire il possesso e poi finisce tra le mani di Petronzio. Murillo, Adriano, Vanderlei, Vanderlei e Gnadike scippa il pallone. D'Alterio a Gnadike, ci mette il fisico, contrasto tra lui e Murillo, il fallo è del giocatore con la maglia numero 19, esce Murillo, entra Ruiz Garcia, lo stessi anche Vanderlei. Per Panata Thomas, Triolo, Saito, intercetto di Panata, rimessa per il Fondi. Attenzione ad Alterio, Panata Thomas si ruba il pallone, però se lo trascina fuori, la rimessa è per il Fondi. Russo, Gnadike, Adriano commettendo fallo però. E già 4 falli per il minturno con 14 minuti e 51 secondi ancora da giocare, se ne sono andati praticamente 5. Ancora 2/3 di tempo da giocare, anzi 3/4 ovviamente di tempo da giocare. Derlei si sgola, calcio di punizione battuto, respinto dalla barriera, Saito, D'Alterio per Triolo, intercetto di Da Silva che in qualche modo mantiene il possesso, la palla, il palo per una serie di rimpalli, il pallone fuori, azione convulsa qui del Minturno che sfiora il 6-2. Gnadike qui viene fermato, Adriano sbaglia il passaggio però per Thomas, Triolo supera Da Silva e la tocca per D'Alterio, si porta il pallone fuori e palla per il Minturno. Da Silva, pressing di Gnadike da dietro, deve liberarsi rapidamente del pallone Da Silva, non riesce però a servire Ruiz Garcia, il pallone finisce fuori e torna in possesso il Fondi, mentre esce Saito e rientra in campo Candido. Triolo, eccolo qui proprio Candido, non riesce a servire un compagno Vaticone, recupera palla del Minturno, il contrasto di Vaticone quasi falloso su Da Silva che dopo lo scambio con Garcia prova ad avanzare il Minturno. Adriano, Panata Thomas, ancora Adriano, il tacco per Da Silva, si fa vedere Garcia, servito sulla stessa fascia, rientra, va al tiro e finisce alto. Altra occasione per il Minturno, 13:30 da giocare, 5-4 per i padroni di casa. Adriano qui in anticipo su Gnadike, poi alla fine deve mettere il pallone fuori, non c'è fallo del numero 9 del Fondi secondo l'arbitro. Triolo, palla per Gnadike, ancora Triolo,
gioco di gambe di Triolo, c'è un tocco di mano, c'era il tocco di mano di Garcia, la palla per Adriano che non perdona. Adriano Teixeira, 13-0-2 dalla fine, riporta più 2 di vantaggio il Minturno, 6-4. Le potesse di Triolo, ci sentiamo di dire a ragione, c'era stato il tocco di mano di Luis Garcia, per quanto possibile da evitare. Vanderlei qui in mezzo, una fucilata, non ci può arrivare Panata Thomas. Triolo ancora a discutere con uno dei arbitri, Agnadiche. Che perde il momento per passare a Triolo, lo serve ora, la palla su Adriano, fuori. Prima gli dice, ce ne eravamo accorti anche noi da qui. Triolo, il tiro! Bravissimo qui Petronzio. Il pallone in angolo, senza vedere partire il pallone, forse anche con una deviazione, sicuramente con un tiro effettato. Un po' di maretta in campo, continua a discutere Triolo, probabilmente ha condizionato la scelta di cambiare idea all'arbitro che ha segnato l'angolo. A battere il Fondi. Non è forte, inutilmente forte. Finisce fuori, palla al Minturno con 12 minuti e 25 secondi per la fine di questa partita. Triolo prova il dribbling, qui finisce giù Luis Garcia, Panata Thomas, il dribbling di Thomas, il tacco per Adriano, serve Garcia e Thomas con un po' di difficoltà, con un po' di apprensione, litiga con il pallone, ma alla fine lo mette dentro. 12-08 alla fine, Minturno 7, Fondi 4. Discussione tra Collu e il direttore di gara. Prende in largo il Minturno, mentre le proteste di Triolo continuano, ci sentiamo di dire giustificate in occasione del gol di Adriano, nato effettivamente da un tocco di mano di Luis Garcia, che è partito il contropiede, soprattutto che ha fermato l'azione d'attacco, che ha fatto partire poi il contropiede del Minturno. Qui il capitano del Fodi è sembrato perdere l'equilibrio in contrasto, non mi sembrava di aver visto fallo. Chiaramente dobbiamo da una parte fidarci delle sensazioni dei direttori di gara, dall'altra non abbiamo il conforto di un replay, quindi ci limitiamo a dare l'impressione immediata, spacciarla per buona e sperare che voi da casa possiate avere una visione migliore delle cose. Triolo, Candido per Agnadiche, si gira su Adriano, poi la tocca Panata Thomas. Triolo molto nervoso, molto nervoso il capitano della Visfondi, sembra aver tirato un po' i remi in barca a questo punto. Il
Recupero palla del Foddi per adesso con Vaticone, il contrasto con Panata Thomas, la palla che finisce fuori in possesso per la squadra ospite. Triolo. Pressing del Mintù, non riesce a uscirne in qualche modo Triolo, che subisce fallo. Ed è il quinto per il Minturno. Adesso stiamo a scommettere che il Fondi sta a cercare di procurarsi falli per andare al tiro. 11 minuti e 9 secondi alla fine della partita. Bisogna andare a recuperare il pallone. Ne approfittiamo per ricordare i prossimi appuntamenti per il Minturno. Ci sarà lo scontro in Coppa Lazio in casa dello Sporting Juvenia, sesta in classifica nel girone A prima di questa giornata. Intanto gli Adiche, se ne va in dribbling, ne Adiche, il miracolo di Petronzio. Derlei qui si perde un attimo il pallone, pressato da Candide Nadi, che va da Petronzio, quasi la prende con le mani. Adriano, Panata Thomas, indietro per Van der Lei, Murillo se la cava bene, quindi uscire dal pressing il Minturno. Adriano, si fa vedere vicino Murillo, lo serve bene Adriano, il tocco di Triolo sul tiro di Murillo, fallo laterale per il Minturno. Dicevamo, la prossima gara poi per la squadra di Van der Lei in campionato sarà contro la stessa in classifica invece del girone B. La Vigor per Conti, la stessa Vigor che ha steso a Visfondi per 6-2 nell'ultimo turno. Visfondi che invece dovrà andare a giocare, tornerà in casa a giocare contro il Real Stella. Triolo. D'Alterio, si gira D'Alterio, Van der Lei la calcia praticamente su un compagno, quasi favorisce ancora D'Alterio, scalcia via Adriano il pallone. Vaticone, D'Alterio, Triolo, dentro l'imbucata per Vaticone. Ci arriva però il numero 18, il lancio buono a trovare Cardillo per Adriano Russo. ...9 minuti e 35 secondi, siamo entrati nell'ultima parte di gara, l'ultimo quarto di gara. Il turno che ha raggiunto i 5 falli. Van der Lei si gira, si volta, Van der Lei prova il mancino fuori e Triolo che ancora si lamenta con l'arbitro. Intanto c'è angolo per il Minturno. Palla dentro, non ci arriva per un soffio Cardillo. Cardillo che è andato a recuperare la palla, non riesce però ad arrivare fino in fondo. Triolo dall'altra parte prova a metterla in mezzo, Adriano l'aggancia, esce dai blocchi Murillo che scappa via, si ferma Van der Lei che viene servita adesso da Murillo. Con calma a gestire possesso e cronometro il Minturno. Van der Lei per Adriano, dentro bene per Cardillo che si ferma a cercare il destro, perde l'occasione ma può ricominciare da dietro il Minturno con Adriano. Van der Lei, Adriano, Murillo cerca ma non trova Van der Lei per l'opposizione di Enea Candido. Triolo fermato da Cardillo, c'è il fallo sul capitano della Visfondi. Deve sedersi Murillo e rientra con il numero 20 Antonio Jesus Ruiz Garcia. Già si è preso il pallone Massimiliano Triolo. Petronzio va a sedersi per far entrare di nuovo Victor
Torres Iborra. Posizione del pallone a terra Triolo, che andrà al tiro indisturbato. Parte Triolo, la tocca Iborra, che mette il pallone in angolo. Palla poi fuori per il tiro di Candido, che finisce alle stelle. Adriano per Cardillo, all'indietro per Van der Ley, il pressing di Nadiche. Questo finale di tempo, qui Adriano la tocca male, la tocca larga. Cardillo era molto più centrale. A Nadiche. Candido. A Nadiche. Il tiro qui di Alterio, che finisce fuori, c'era vicino a lui Vaticone, non servito, è rientrato nel frattempo Petronzio. Adriano, stoppa di petto, vicino a lui c'è Cardillo che si butta dentro, dall'altra parte Garcia, si va invece indietro da Van der Ley. Il tocco di Candido. 7:40 sul cronometro, 7-4. Per il minturno. Adriano, bene per Van der Ley, il sombrero su una dica, il sombrero anche sul portiere, che poi si getta la disperata e va a riprendersi il pallone. Spettacolo con Van der Ley in campo. Una dica. E il tiro, alla fine arriva il gol, la deviazione sfortunata di Sgarzia, intanto il gol di Napolitano, 7-5. Accorcia le distanze il Fondi. Attenzione, perché a 7 minuti alla fine abbiamo ancora una partita, considerando che il Minturno è già al limite dei falli. Adriano che non riesce a tenere il pallone in campo, che torna in possesso della Vis Fondi. Candido, Napolitano davanti a cercare Nadiche, e si gira cercando il sinistro, non ci sono compagni, deve fare tutto da solo il numero 9, alla fine va indietro da Candido. Napolitano vicino a lui D'Alterio, che cerca il fondo, lo trova con deviazione, calcio d'angolo. D'Alterio, pallone in avanti a cercare Nadi, che copre Treglia per Petronzio. Adriano, lo scambio con Ruiz Garcia, Treglia, vicino c'è Adriano, servito e torna indietro da Ruiz Garcia. Girare palla il Minturno per far scorrere secondi preziosi e per cercare varchi nella disposizione del Fondi. Ruiz Garcia all'indietro per Treglia, scusate, per Cardillo, adesso Treglia, servito in avanti Cardillo che va a contrasto con D'Alterio, spalla a spalla, D'Alterio difende l'uscita del portiere Mario Russo. Marco Russo. D'Alterio per Napolitano, davanti Nadiche, attenzione perché scappa via Treglia, Nadiche, il tiro direttamente su Petronzio che chiude la porta. 5-26, si è stato 7-5 per i padroni di casa, mentre si leva la pettorina Triolo, pronto a rientrare al posto di Enea Candido. Candido, proprio qui Triolo che aggancia il tiro, respinto da Cardillo, spazza per via Ruiz Garcia.
Triolo. Agnadiche. Triolo. Prova a far filtrare il pallone, lo intercetta Treglia che la tocca per Da Silva. Con calma il Minturno. È rimasto solo però Da Silva, se ne è scappato via Treglia. Da Silva deve far toccare l'avversario per guadagnare una rimessa. Timeout Fondi, ci fermiamo un attimo e poi di nuovo qui per vivere gli ultimi 5, anzi scusate, 4 minuti e 54 secondi di gara. Torniamo in campo, 4:54 da giocare, il Minturno è avanti di 2 reti, 7 a 5 il punteggio per questo finale di gara tra Minturno e Vis Fondi. Cardillo, Da Silva, c'è Murillo che viene servito, il pallone però leggermente lungo, non ci arriva Murillo. Attenzione alla Fondi che in questo finale può tentare la rimonta, l'ennesima di questa partita. Alessandro Pannozzo fa il suo esordio in questa partita, tocca di testa, Petronzo spazza via lontanissima. Triolo la tocca indietro per Russo. E qui l'errore di Pannozzo che prende il pallone e scivola, il tiro di Cardillo trova l'opposizione di Triolo. Agnadiche, c'è proprio Pannozzo vicino a lui, Agnadiche non riesce ad andare né al tiro né al passaggio. Toccato il pallone da Silva, come adesso viene toccato da Murillo, si difende il Minturno. 4 minuti al termine, deve andare a recuperare il pallone. Batterà Triolo, questo calcio da fermo. Pannozzo, Triolo, scappa via Cardillo, la tocca per Agnadiche, troppo lunga, rientra Vanderlei. Petronzio il suo destro a cercare proprio Vanderlei, va direttamente su Marco Russo. Il tiro, attenzione alla traversa colpita da Agnadiche. C'è un attimo di pausa. Fondi ancora vivo in questo finale. Pannozzo. Triolo. Agnadiche viene toccato da Murillo, fallo e tiro per il Fondi. Intervento impeccabile questo di Murillo che va a toccare il numero 9 del Fondi. Tiro libero verrà battuto ancora una volta da Triolo, prima se l'è fatto parare da Torres. Triolo continua a discutere con l'arbitro praticamente per ogni occasione, non l'abbiamo visto fare altro per tutta la gara, chiaramente ad eccezione dei due gol che ha fatto, ma veramente un continuo. Va al tiro direttamente ancora sul portiere del Minturno. Esulta il palazzetto come se avesse segnato un gol. Agnadiche poi va al tiro che finisce fuori. Pannozzo, Agnadiche. Per Napolitano, davanti a lui Triolo, servito adesso, 2 minuti e 50 ancora da giocare, ci prova il Fondi che finisce giù, Napolitano si rialza subito per evitare probabilmente di essere ripreso dall'arbitro.
Torna di nuovo a sedersi Borra Victor per far spazio a Petronzio. Vanderlei, davanti a lui c'è Triolo che gli ruba il pallone per l'uscita di Petronzio, bassa, rilancia con le mani a cercare Murillo, il colpo di testa di Napolitano, non ci arriva Niadi che rimessa per il minturno. La palla è pesca Murillo e poi il miracolo vero e proprio di Russo, ma Murillo si riprende il pallone, si riprende il gol e un turno, si riprende la partita 8-5 a 2-27, la tripletta di Da Silva, Murillo, Viera. Mette il quinto di movimento il Fondi, dovrà sedersi il portiere Agnadi che indossare la maglia sforata dietro per far vedere il numero. Tenta il tutto per tutto Collu, il colpo di testa di Adriano Murillo, ci prova con la porta vuota, Pugone finisce largamente fuori, deve battere Agnadi che deve battere con le mani il portiere, Agnadi che non lo sapeva, sono passati. C'è una infrazione da parte di Agnadi che torna a uscire dal campo e far spazio al portiere ed è andrà a battere il minturno questo calcio di punizione. A 2.15 sceso il buio sulla vis Fondi, minturno deve tenere questi tre gol di vantaggio per portare la gara a casa. Uno tra Panata, Thomas e Vanderlei andrà al tiro, proprio Vanderlei, tutto quello di Adriano a respitare il portiere che non senza qualche difficoltà alla fine tiene il pallone. Ancora il pressing del minturno, esce velocemente il Fondi in questa situazione, non riesce a giocare il pallone, buono il tocco di Triolo. Rola di Napolitano e per Candido, a deviazione sul passaggio per Triolo che la va comunque a prendere. Tutto solo Napolitano a destra, va ad Alterio Triolo che poi viene un volo da parte di Candido, non sfrutta l'azione il minturno. D'Alterio si va adesso a una velocità impressionante da una parte e dall'altra. D'Alterio il tacco a cercare Napolitano, Adriano contrasta il numero 5 del Fondi che non arriva sul pallone, la rimessa è per la squadra di casa, 1 minuto e 23, 8 a 5 per il minturno. Panata Thomas per Murillo, Adriano ancora Murillo, sbaglia poi il tocco indietro, lo recupera il pallone Triolo, cerca spazio per il tiro, si allunga con il piede Petronzio. Vanderlei, lo scatto di Murillo, Vanderlei va da Thomas, tocca per Murillo che poi sbaglia il controllo Russo, se non se l'aspettava Murillo. Triolo già dall'altra parte, il tiro Petronzio in qualche modo in due tempi riesce a tenerla, a bloccarla, fissata lì, 40 secondi. Poi c'è una scorrere i titoli di coda della partita, il minturno con Vanderlei, si fa tutto il campo, poi torna indietro da Murillo, adesso in gestione per questo finale la squadra di casa, il tocco di Candido, la palla che scivola sul fondo,
con 24 secondi sul cronometro per la fine della partita, possiamo dirlo, il Minturno batte la Vis Fondi con questa la sesta vittoria in campionato, resta in scia delle prime posizioni per il Fondi, si tratta della quarta partita senza vincere dopo l'ultima vittoria contro il Pavona per 9-6, sono arrivate due sconfitte, un pareggio, una sconfitta, un pareggio, una sconfitta e poi questa qui che è matura proprio in questo momento, 8-5 il Minturno grazie alla tripletta di Murillo e ai gol di Da Silva e di Vanderlei che segna la doppietta e di Adriano e di Panata, Thomas supera la Vis Fondi e si porta a casa un'altra vittoria da Davide Guzzardi in cronaca, Nicola Dell'Anno in alle riprese, è tutto per questa partita, vi lasciamo alle interviste del post mentre i giocatori in campo si salutano e con tutti gli appuntamenti di Telegolfo, grazie e buon proseguimento a tutti. Siamo qui con mister Collu al termine di una partita elettrizzante, il Minturno ha battuto il Fondi, ma una cosa è certa, la sua squadra ha venduto carissima la pelle oggi nonostante uno stato, come abbiamo capito, abbastanza di emergenza. Sì, intanto facciamo i complimenti al Minturno perché non li scopriamo adesso, abbiamo visto che signora squadra che è. Poi la prima cosa che voglio fare dopo i complimenti al Minturno sono i complimenti ai miei ragazzi, oggi hanno veramente giocato molto bene, ci sono stati tanti errori di inesperienza, io ho portato una squadra di juniores oggi perché non, purtroppo avevamo due portieri infortunati, un portiere squalificato, mancavano i due portoghesi, mancava un altro punto fondamentale che è Lauretti per la squadra che ieri, anzi colgo l'occasione per fargli gli auguri qui perché ieri gli è nato il primo figlio e oggi non era il caso che giocava, però nonostante questo io dico sempre che gli assenti hanno sempre torto, bisogna elogiare questi ragazzi che a mio avviso hanno fatto una bella figura al cospetto di una grande squadra che poi è quella che dovrebbe vincere il campionato insieme ad altre 2-3. E posso solo ringraziarli e farli complimenti per quello che hanno fatto. Al di là insomma dell'emergenza di questa partita c'è comunque da commentare, questa è la quarta partita consecutiva senza vittorie se non, i miei calcoli non sono sbagliati, terza sconfitta e un pareggio, come, da cosa nasce questo momento e come arginarlo? Allora io sono assolutamente tranquillo e oggi i ragazzi l'hanno dimostrato, i ragazzi lavorano, non dimentichiamoci che comunque abbiamo fatto una sconfitta, abbiamo giocato contro l'Eco City Cisterna che è altra candidata al titolo. Abbiamo fatto una super partita in Coppa contro una squadra del Nord-Ovest che a 30 secondi dalla fine eravamo ancora qualificati. E abbiamo venduto cara la pelle anche a Roma, una squadra del Nord-Ovest che comunque dovrebbe vincere campionato e Coppa perché ha giocatori veramente importanti. Abbiamo avuto magari un incidente di percorso contro il Perconti. Buona squadra, tant'è vero anche oggi ho saputo che ha fatto una bella partita e ha vinto anche oggi, loro giocano sul loro campo, sono abituati sul sintetico, noi magari siamo meno abituati, però magari l'infortunio vero e proprio è stato quello, per il resto non mi preoccupo perché la squadra c'è, abbiamo degli ottimi giovani che possono crescere, questo è l'obiettivo primario, non dimentichiamoci che noi dobbiamo fare un campionato per salvarci e sperando di far crescere e far riuscire qualche giocatore giovane, questo è il nostro campionato, poi se dopo a ranghi completi andiamo a giocare, non abbiamo problemi, però ricordiamoci sempre che dobbiamo salvarci, siamo una squadra che è comunque tutta nuova e all'inizio del campionato era il primo obiettivo era quello di creare una squadra perché erano tutte persone nuove, stiamo lavorando, c'è ancora tanto da lavorare, ma comunque sono fiducioso, non sono assolutamente preoccupato anche di questi risultati, chiamiamoli così, negativi. Allora a questo punto ha detto praticamente tutto lei, non mi resta che chiederle quali sono quindi le mosse, se ci sarà qualche giocatore che rientrerà in occasione della prossima partita contro il Real Stella, tornate in casa, c'è bisogno di ricominciare a mettere punti in cassa. Diciamo che quelle sono le nostre partite, quelle sono le partite dove dobbiamo andare a fare punti e mettere fieno in cascina, quasi sicuramente avremo la rosa al completo al 100%. E andiamo a giocarci la partita, poi vediamo. Se sono più bravi loro, un applauso e andiamo via, così come abbiamo fatto oggi col Minturno.
Siamo qui con il presidente di Ciaccio, con cui ci siamo limitati a parlare un pochino della partita a microfoni spenti. Non so se vuole esprimere qualcosa davanti alle telecamere, ma penso che quello che preme a tutti di sapere è cosa lei pensa circa tutta la situazione che si è venuta a creare dopo i noti episodi di Cisterna, la risposta del sindaco, insomma qual è la posizione ufficiale a questo punto del club. Beh, noi siamo un attimino rimasti in silenzio affinché la procura facesse le sue indagini e non abbiamo espresso nessuna cosa sul fatto. Certamente io condanno fermamente, come l'ho fatto già con il presidente dell'Eco City, gli atti di violenza, ma non posso dire chi sono stati le persone coinvolte, perché qui ci sono altre cose che stanno emergendo dalle indagini e dalle cose pure che sappiamo noi, che ci riferiscono, quindi starei molto attento, insomma, a dire le cose come stanno, quindi aspetto con fede la giustizia. Quindi sono rimasto un po' solo male delle dichiarazioni del sindaco, che ha fatto bene sicuramente a condannare gli atti di violenza, ma fino a dire che praticamente di punire le società che si renderanno colpevoli di atti di violenza, di cose, sembra quasi che come se ci hanno già condannato. La polizia stessa di Cisterna ha dichiarato che già i fatti sono ormai conclusi, quindi già sappiamo chi è stato, chi non è stato, cioè le indagini ancora sono in corso, questi sono fatti gravi, non bisogna parlare quando le indagini sono in corso. Quindi pertanto io aspetto e credo nella giustizia. Al momento in cui la giustizia mi dirà i nominativi delle persone che hanno partecipato a quest'atto di violenza, che ripeto condanno fermamente, prenderò pure le mie giustificazioni, le mie contromisure, anche perché non è un fatto che è successo durante una partita, quindi un evento sportivo, quindi la società non c'entra proprio niente. Ok, quindi è un fatto, che è un episodio che è successo tra delle persone che hanno manifestato violenza. Quindi queste persone, quando saranno condannate dalla giustizia, io le condannerò pure io a livello sportivo. Fino allora per me sono tutti bravi ragazzi, sono tutti, difendo il mio operato, difendo i miei giocatori. Chiaramente un pugno duro oggi ci vuole, ho già congelato i stipendi ai giocatori fino a che in settimana non ci sarà una sentenza, quindi vedremo poi il da farsi. Per il resto, insomma, poi la partita a Cisterna è stata tranquilla, quindi non vedevo proprio il motivo per cui si doveva fare violenza nel fuori dal campo, poi è successo. Quindi, pertanto io aspetto e invito tutti, compreso le istituzioni, a stare calmi e ad esprimere delle opinioni al riguardo. Beh, ringraziamo quindi il presidente e buon proseguimento. Aspettiamo a questo punto di avere l'ufficialità delle indagini. Va bene, ringrazio a voi che mi avete dato la disponibilità per parlare e dire questo.